Siamo con Alessandro Capitani, parliamo un po' di virtual production. Sì, il virtual production è stato il tema del panel che ho tenuto oggi al Forum Digitale. Parliamo di una tecnologia che mette il mondo del rendering 3D, che poi arriva dal mondo del videogaming, e degli schermi immersivi a disposizione dei creatori di contenuti, siano essi cinema, televisione, broadcasting, dove i mondi virtuali che si possono creare, vengono inclusi con immagini reali, per creare nuovi scenari immersivi e nuove possibilità di creazione di contenuti, direi quasi ormai senza limite. Sono, diciamo, una tecnologia che serve a tagliare i costi, no? Diciamo che questo è un effetto collaterale, il taglio di costo, se vogliamo. Sicuramente il fatto di non doversi spostare per andare da un set all'altro è un grosso vantaggio, ma punterei più il dito sul fatto della potenza creativa, cioè il fatto di poter creare scenari sia diciamo, reali ma anche completamente diciamo, di fantasia in maniera assolutamente versatile e anche per chi si occupa per esempio della visione delle luci di poter avere un controllo della luce in studio a un livello pensabile che non faccio più fa. Quindi diciamo tutte queste cose combinate rendono la virtual production veramente uno strumento estremamente versatile e potente per tutta la produzione. Come dire, come esempio si può dire che quindi ci si può trovare a New York stando in studio e da un punto di vista anche, come dire, professionale ci sono delle professioni che sono legate, no, a queste tecnologie. Sì, la prima che mi viene in mente è cosiddetto 3D artist, cioè quello che crea proprio i contenuti virtuali. Sono personalità che arrivano un po' dal mondo appunto della programmazione di videogiochi, uno dei motori di rendering è Unreal, che è lo stesso che viene usato per il gaming, e quindi questa sicuramente è una professionalità che prima non esisteva nel mondo, diciamo, del cinema, della televisione, e che sicuramente deve farne parte. Poi abbiamo chi coordina lo studio virtuale, uno specialista che deve avere competenze di LED wall, Disguise, che è l'idea che utilizziamo, e tutti questi processi, quindi di avere queste competenze un pochettino approfondite di tutte le componenti del processo al fine di far funzionare chiaramente lo studio virtuale E Videoprogetti ha già, diciamo, dei contatti concreti, no, per questa virtual production. nel migliore dei modi. Allora, noi abbiamo degli specialisti interni assolutamente super competenti. Quando noi creiamo un progetto, oltre naturalmente alla progettazione di per sé, la soluzione, ma mettiamo a disposizione anche tutta la competenza interna a scopo informativo, quindi diamo un supporto anche diciamo, per il lancio della soluzione. Per esempio, ho fatto vedere una clip, un'intervista a Niki Petrucci di On Air Milano, è stato il primo studio che Videoprogetti ha realizzato e devo dire che in un anno e mezzo circa di attività hanno acquisito una competenza, devo dire straordinaria, sono stati veramente molto bravi ed è una perfetta dimostrazione che si può costruire un percorso anche di competenza super, diciamo, solido. Grazie mille, grazie mille.